è stato mai importante come quest'oggi la conquista dei 3 punti per il Nettuno che quest'oggi affronta sul campo di casa il Faccioni, la Fortitudo Futsal Pomezia. È stato scelto Pellitta dal primo minuto mentre parte il confronto. Bernardini se ne incarica, lo scodella verso il centro, arriva Lippolis, la finta con il corpo, il diagonale, servire il pallone. Pallone in avanti, Esposito, si gira il tiro. Si stacca adesso un uomo dalla barriera del Nettuno, Lipolis, il tiro e la rete, senza indugio. Tinari sul punto di battuta, prova a scambiare il tiro, tocco sotto misura. Savino ancora viene fuori, il capitano mette il pallone in mezzo, il gol bellissimo da parte di Davino. Bernardini, parte il fischio del direttore di gara, parte anche Bernardini, c'è la rete sotto la traversa, cambia ancora il risultato. Lascia proseguire ancora Davino, la finta con il corpo, la possibilità per tirare, pallone che termina fuori, si fa aiutare adesso da Rozzi, subito per Decina il tiro, i padroni di casa, ancora all'indietro, Valentino il tiro, è quasi ricomposto il quintetto iniziale. Bernardini, la Turi, la possibilità per Esposito. Giallongo fa partire il tiro sopra la traversa. Lo scambio in mezzo per Lippolis, il gioco di gambe aumenta la corsa, fa difficoltà adesso Roma a contrastarlo. Pallone messo in mezzo. Giallongo parte, è da solo in mezzo, fa tutto da solo e c'è il gol. Il gol è il pareggio di Giallongo. Per le due squadre in questa prima frazione di gioco. Lippolis prova lo spazio, si difila troppo. Caro Tenuto, si fa vedere Lippolis, il tiro, il diagonale, la risposta di Querini in calcio d'angolo. Retropassaggio per Bernardini. Il cambio con Lippolis, solo davanti a Querini, brividi ancora per il Lele Nettuno. Gli soffia il pallone invece Caro Tenuto, Antonelli vede Lippolis che tenta adesso di uscire, venire fuori portiere che manovra questo pallone verso Lippolis, messo in mezzo, Querini alza per il Lele, viene fuori, fa tutto da solo, la palla messa in mezzo, la possibilità per Roma. Lippolis che deve girarsi, lo fa, il tiro, il diagonale, Giallongo, il tiro, la ribattuta, Tonelli che riconquista la sfera, vede l'indietro per De Rozzi, il tiro, la ribattuta di Querini, Lippolis lo va a riconquistare, lotta veramente su questo pallone buono, il servizio di Lippolis, parente c'è Lippolis solo davanti a Querini e lo fredda. Rozzi serve per Lippolis che si calma, Rozzi, parente e il tiro e il gol di Parente. Mentre arriva il fischio finale, si chiude la contesa con il Fortitudo Futsal Pomezia che vince qui sul campo dell'Enel 21 per 4-2.